Campione olimpico ad Atlanta nel 1996, Sandro Cuomo ha deciso di raccontarsi in un libro autobiografico, ripercorrendo insieme alla sua gioventù e alla sua carriera sportiva un pezzo di storia della scherma italiana. Mi sono raccontato, senza tralasciare i momenti più complessi della vita, che poi sono stati quelli effettivamente del post carriera. Finché sei atleta, servito, riverito, portato su un palmo di mano da tutto il mondo che ti circonda, vivi un po' fuori dalla realtà. Nel momento in cui questo è mancato, perché ho appeso la spada al chiodo, è stato un momento molto difficile nel quale mi sono dovuto completamente reinventare. Però è stata una bella prova della quale oggi sono anche molto soddisfatto. Fatto e fiero di come l'ho affrontata, grazie anche alle persone che mi sono state vicine, ma soprattutto anche agli insegnamenti che lo sport mi ha dato. Una vita in pedana, edito dalla casa editrice L'Isola dei Ragazzi, che inaugura in questo modo una nuova serie dedicata ai campioni italiani dello sport, è stato presentato al Maschio Angioino alla presenza dell'assessore Pina Tommasielli. Leggere di sport, leggere la vita, quindi perché è un libro autobiografico di un campione, di uno che ce l'ha fatta grazie all'impegno, al sacrificio che lo sport richiede, è sicuramente per i nostri giovani un grande monito. Anche a Napoli, dove tutto sommato le difficoltà per fare sport ci stanno e sono reali e sono concrete, però laddove c'è impegno, perseveranza, tenacia, può uscire il campione che poi può essere il testimonial dei valori dello sport. Il libro è un racconto autobiografico che va avanti in modo non lineare, ma seguendo il filo emozionale dei suoi ricordi, riservando anche un approfondimento su storia, tecniche e regole di uno degli sport più affascinanti tra le discipline olimpioniche.